Allora, rieccoci, siamo pronti allora a iniziare con l'incontro di oggi, il settimo incontro dei seminari del martedì di quest'anno, il penultimo, diciamo così, della prima tranche, poi martedì prossimo ci sarà l'ultimo incontro e poi i seminari riprenderanno dopo la pausa estiva a ottobre. Oggi è graditissimo ospite Alessandro Linguiti, e vedremo fra un attimo, diciamo, al contenuto dell'incontro odierno. Intanto volevo inizialmente ringraziarvi naturalmente per essere qui oggi e segnalare. Aspettate, se forse lascia. Ciao. Sì, scusate, c'è stato un piccolo. Mi subito qui nell'aula e volevo segnalarvi che appunto martedì prossimo, il 7 giugno, ci sarà l'ultimo incontro, come dicevo prima, di questa prima tranche dei seminari. Sarà con noi il professor Gaston Javier Basile dell'Università di Buenos Aires, che presenterà un intervento in inglese, Translating Greek Scientific Literature in 400 Italy, a Translation Studies Approach, e con il suo incontro, appunto, chiudiamo questa prima fase dei nostri seminari. L'incontro si svolgerà sempre alle 16, in presenza nell'aula del centro AMA e a distanza nel link che avete usato anche per collegarvi oggi. Se fossi interessati, vi ricordo che il programma dei seminari lo potete recuperare dalla pagina dedicata appunto ai seminari del martedì all'interno del sito del Dipartimento DIFCLAM, che organizza questi seminari insieme al Centro AMA e all'Associazione Italiana di Cultura Classica, con sede a Siena. E come dicevo, i seminari riprendono a ottobre, dal 5 ottobre in poi, e naturalmente daremo ampia comunicazione all'approssimarsi delle nuove date, delle nuove scadenze. Ma veniamo a oggi. Oggi abbiamo, come dicevo, la fortuna, il privilegio di avere un collega carissimo, un amico, Alessandro Linguiti, che insegna storia della filosofia antica e storia della filosofia qui all'Università di Siena e da qualche anno, diciamo. Dal 2001. E io non volevo dire l'anno, ma tu l'hai detto e quindi va bene, mi sento legittimato allora a ripeterlo. Alessandro Linguiti, sì, uno studioso ben noto, insomma, di Platone, della tradizione platonica antica, neoplatonismo, ha scritto molti importanti articoli e contributi in riviste e pubblicazioni di grande prestigio, italiane ed estere. In particolare, oltre a serie di saggi, come per esempio volume del 1990, L'ultimo platonismo greco, Principi e conoscenze, dedicata alla filosofia di Damascio, e la traduzione con traduzione e commento del commento al Parmenide di Platone, generalmente attribuito a Porfirio, e altre molte traduzioni di Plotino, di testi di Plotino, in sede anche qui molto molto prestigiose, altre pubblicazioni, alcune anche di carattere, diciamo così, pedagogico, divulgativo, anche recentemente uscite, e mi faceva piacere ricordare anche un'intensa attività di pubblicazione di testi papiraci che hanno arricchito la collezione del corpus di papiri filosofici greci e romani. Sarò breve in questa introduzione perché abbiamo tutti molto, molto piacere di ascoltare Alessandro, naturalmente, e non voglio mettere troppo in imbarazzo, insomma, l'amico e collega, dilungandomi troppo, ma insomma è veramente una situazione speciale, insomma, di averlo qui con noi oggi e di poterlo ascoltare. E
Aggiungo solo una conclusione che sono particolarmente felice della sua presenza perché insomma, quando io studiavo, ormai conoscevo i dinosauri più o meno, lo studio della filosofia, della storia della filosofia era considerato una componente inevitabile, insomma, naturale, ovvia per chiunque studiasse il mondo antico, anche perché come me poi sono preso direzione di studi di carattere storico. Ed era veramente uno dei pilastri della nostra formazione. Mi sembra che non sempre, ecco, questa collocazione dello studio della filosofia antica sia mantenuta oggi, e quindi è veramente un piacere per me poter sfruttare così l'amico e collega Alessandro Linguiti per anche ribadire, insomma, che senza la filosofia antica, insomma, non si può veramente studiare il mondo antico come per molte altre discipline, naturalmente, però è veramente una componente necessaria, ecco, per la conoscenza del mondo antico. E quindi oggi ci immergiamo in Platone e passo la parola ad Alessandro Linguiti, ringraziandolo davvero di cuore per aver accettato il nostro invito. Allora, forse io mi... No, chissà se mi vedete in questa maniera? Ecco. Guarda, tu vedi così Sì, come professore. bene. Poi ho visto che il professor Ferrucci parlava piano e andava benissimo, a bassa voce, e lo sentivate lo stesso, vero? Chiedi a loro, penso di sì. Bene, allora Sì. posso evitare di urlare, che bellezza, vi ringrazio molto. Sono contento di stare qui, credo che sia una terza partecipazione ufficiale, per cui è sempre un piacere tornare, è un ottimo ricordo delle precedenti e sento che vorrei confermarlo anche in questa occasione. Ringrazio Stefano Ferrucci per la amichevole e generosissima presentazione e Silvia Magliacci, collega carissima, che appunto mi onora della sua presenza. E naturalmente vedo con piacere alunni vecchi e nuovi di varie generazioni e saluto Alberto Cobez da Lovanio e sono veramente Ciao Alessandro. contento di vederti. Poi ci sentiamo. Grazie Alberto. Bene, allora sentite, organizzazione tecnica. Io ho caricato un po' di documenti, per la verità nessuno è di vitale importanza, per cui si potrebbe fare anche senza, però è comodo averli. Allora, chi, i miei allievi lo sanno, si digita Prof. Blog Linguiti, per i presenti li proietteremo qui, per quelli invece a distanza si digita Prof. Blog Linguiti. Compaiono varie scritte, ma insomma a un certo punto approdate al mio blog personale. Ora non so più come funziona la cosa, ma fatelo, lo trovate sicuramente. A volte compare il prof blog dell'Università di Siena, c'è un elenco di docenti, uno di quelli sono io, cliccate lì e andate a Seminario AMA 2022. E lì ci sono tutti i file che ho caricato. Tarchiani, lei è esperta in queste operazioni, spero che lo trovi. E per cui, diciamo, può essere comodo per seguire alcuni svincoli della discussione, però, insomma, giusto per il piacere di vedere un po' di nomi, di titoli, ma di sostanziale, non c'è quasi nulla, per cui se ci riesce meglio, se no pazienza. Qualche cosa proveremo a proiettare qui e mi aiuterà il collega, o se no ad occhiato uno studente che è stato il mio segretario espertissimo al triennio e che temo che se ci siamo a mal partito lavorerà pure oggi, capito? Ora proviamo a cavarcela solo, ma lei si ritenga precettata, insomma. Quella visita medica delle 3:30 non le sarà concessa. Benissimo. Allora, volevo per prima cosa, proprio dal prof blog, proiettare, ora dove si tornerà? Eccolo qua. Allora, i presenti lo vedono. Aspetta, ora lo condividiamo anche con Ah, riesce a il prof. condividerlo Eh sì. anche? Bravo. Questo, aspetta, Bene, meno male, anch'io. questo. Io in genere ci azzecco Ecco, la terza su questo. tre possibilità. No, se non è questo. No. No, non è questo. E allora Una scheda deve forse temo. L'hai aperto anche qui sotto per caso? No, no, questi sono i No, file. Non allora torna a pre bisogna no, aprire. presenta, non fai, torna a presentazione. Una scheda.
Ecco, the place of... Per... ci siamo. Bene. Lo vedete da casa? Sì. Okay. Comunque tutto quello che nominerò lo trovate in quel blog, per cui non ha particolare significato, ma mi piaceva iniziare presentandovi questo articolo del 1953. Vedete, è la collocazione del Timeo nei dialoghi platonici nel Classical Quarterly del 53, autore un personaggio insomma notevole nei nostri studi, G.L. Owen. Non riesco a scorrere, giusto per fargli vedere il frontespizio, eccetera eccetera, e ve lo potete leggere. Questo saggio del 53 provocò un terremoto, assolutamente un terremoto, perché Owen, con argomenti plausibili, decise di avanzare questa proposta. Il Timeo è stato scritto dopo il Parmenide. E voi direte, perché tanto terremoto? Cercherò di spiegare il perché, il senso un po' del mio intervento di oggi. Costituiva un terremoto perché eravamo in un contesto di interpretazioni evolutive della filosofia di Platone, cioè quelle interpretazioni che ritenevano che Platone avesse messo per iscritto di volta in volta lo stato attuale della sua elaborazione filosofica. Per cui c'era un'evoluzione nel pensiero di Platone, e grosso modo i dialoghi, nel momento in cui venivano pubblicati, poi non sappiamo che forma di pubblicazione fosse, ma insomma non è questo il punto, rispecchiassero lo stato di elaborazione del pensiero platonico. Era una stagione in cui prevaleva l'interpretazione evolutiva, non si tratta mai di un dominio incontrastato, però c'era un'egemonia di questo tipo di interpretazione. E all'interno di questo quadro dire che il Timeo precedeva il Parmenide provocava uno sconquasso. Perché? Perché nel Parmenide il problema principale era giustificare, spiegare in qualche modo il rapporto di partecipazione delle cose sensibili alle idee. Tra le tante aporie, le aporie del Parmenide giravano intorno a questo problema. Com'è che, qual è la comunicazione fra realtà ideali e cose sensibili? E il Timeo, a modo suo, nella forma letteraria, mitologica del Demiurgo, dava una risposta. Sì, sì, è vero, è un pasticcio spiegare la partecipazione del sensibile alle idee, le idee stanno lì su, ma c'è per fortuna questa figura intermediaria del dio Demiurgo, del dio artigiano, che guarda le idee e plasma la chora, questa roba, questa materia. Ma non compare mai Ule nel Timeo, eh? Questa roba che noi chiamiamo materia, ma non c'è mai questo termine. Soluzione che lasciò Aristotele perplesso e con lui tutte le persone di buonsenso. Io escludo che Platone credesse veramente al Demiurgo, intendiamoci, però di fatto è la soluzione che il Timeo offre alle aporie del Parmenide. Per cui avremmo un testo dell'ultima fase, cioè di un Platone a essere buono il Parmenide via 365, 35 più 28, insomma siamo ben oltre i 50 anni, suscita il problema verso questa età e 5-6 anni dopo dà una soluzione un pochino insoddisfacente, ma è la soluzione standard che è passata nella tradizione, quella del Timeo. Per cui era un vero shock questo tipo di proposta. Com'è possibile? Allora, perché scrive prima la soluzione e poi il problema? Se aveva già la soluzione, perché poi ha parlato dei problemi? D'accordo? C'era questo sconcerto generato dall'articolo che ebbe varie risposte parziali finché 4 anni dopo arrivò la risposta ufficiale, autorevole, di Harold Czernis, altro personaggio notevolissimo dei nostri studi. Ora vi vorrei far vedere il frontespizio. Sì, però diciamo dobbiamo andare... Era al prof blog Linguiti, che ora non so sicuro di ritrovare. Hai preso anche questo al prof blog? Ecco, sì, benissimo. Ecco, Czernis, altro nome solenne degli studi di filosofia antica, forse lo conoscete per lo scritto sul
la critica alla presentazione aristotelica della filosofia presocratica e poi gli interventi sull'Accademia Platonica. Però invece per quello che mi interessa è questo testo appunto del 57 intitolato, no? Il rapporto del Timeo con gli ultimi dialoghi di Platone, comparso nel 57 nel The American Journal of Philology, che è la risposta più autorevole fra le tante ricevute da Owen, in cui Chernys ristabiliva: no, non diciamo scherzi, le analisi stilistiche continuiste, eccetera, ci confermano quello che pensavamo prima, cioè che il Timeo viene dopo Platone, viene dopo il Parmenide, dunque la coerenza evolutiva è salva. E tutti tirarono un sospiro di sollievo. Quando io studiavo a Firenze, non in questi anni, però 20 anni dopo, ancora era vivissimo questo dibattito. Mi ricordo un bel seminario con Walter Cavini, che mi ha preceduto nell'insegnamento qui di filosofia antica a Siena, che ricordo con piacere e affetto in questa occasione. Insomma, facemmo un seminario, ma col cuore in gola, ha detto: oi boys, c'ha ragione Owen, come si fa? Ecco, oltre al fatto che probabilmente Owen aveva torto, anche se oggi qualcuno mi dimostrasse che il Timeo viene prima del Parmenide, non sarebbe questo sconquasso. Perché? Perché è cambiata completamente il modo di interpretare Platone. Nessuno, pochi, credono ancora a una evoluzione graduale del suo pensiero. Ormai è nozione comune che i dialoghi nascono per occasioni particolari, mettono in scena situazioni particolari, in gran parte autonome, per cui non farebbe così specie se il Timeo precedesse il Parmenide, se ci fosse prima una soluzione al problema della partecipazione e poi un riapprofondimento dei problemi. Insomma, non sarebbe così drammatico, perché è cambiata l'interpretazione, il modo generale di leggere Platone. Io appunto l'ho vissuto nella mia esperienza di studio, per cui è una cosa anche abbastanza recente, se vogliamo, che per questo vi può interessare. Da un punto di vista cronologico, chiamiamola l'interpretazione evolutiva, non ha un'estensione notevole. Diciamo che con 120 anni ce la caviamo, ma né prima né dopo, né prima non se ne ha proprio parlato, dopo se ne parla ormai con molta maggiore circospezione. Però quando studiavo io invece era dominante, perché in Italia era la scuola di Calogero, Giannantoni, eccetera, e soprattutto all'estero erano gli anni di Guthrie, di quel William Guthrie che ha fatto quei 6 splendidi volumi in History of Greek Philosophy, che consiglio sempre a colleghi e studenti, che sono molto buoni, soprattutto i 2 libri su Platone, 75-78, trovate tutto nella bibliografia, c'è non ha importanza. Uno dei documenti è indicazioni bibliografiche, eccetera. Lì tutti i nomi che cito li trovate elencati. Guthrie, appunto, questi quarto e quinto volume dedicati a Platone sono formidabili, bellissimo pure il terzo sui Sofisti e Socrate, insomma, forse un po' più deboli quelli in cima e in fondo, ma pazienza, siamo di fronte a un fior di studioso. Era un evolutivo convinto. Evolutivo convinto era anche il Gregory Blastos, famoso per gli studi socratici, ma anche prima quelli platonici. I Platonic Studies di Blastos sono dei primi anni 70, ora l'anno preciso non me lo ricordo, ma insomma li trovate tutti elencati, per cui eravamo in questo tipo di situazione. Ma l'interpretazione evolutiva non era nata prima della metà dell'Ottocento, fino a tutte le grandi storie della filosofia del Settecento. In quel documento vi cito, è quasi tutto in tedesco ragazzi, rassegniamoci, vi cito le grandi storie della filosofia di Tennemann e di Tiedemann, che chiudono in qualche modo il Settecento. A nessuno era mai venuto in mente di proporre un'interpretazione evolutiva di Platone. Nell'antichità niente, assolutamente. I dialoghi hanno diverse finalità. C'è un piano pedagogico, per cui è meglio prima leggere questo e poi l'altro. C'era un ordine di lettura canonico nelle scuole neoplatoniche, per cui si andava dall'Alcibiade I al Parmenide. Parmenide dopo il Timeo, badate. Il Parmenide era il numero 10, il Timeo era il 9, l'Alcibiade I era l'1, e poi tutti gli altri in mezzo per un intento sistematico. Introduzione generale, le virtù politiche, le virtù carartiche, la dialettica,
la fisica, la metafisica e poi alla fine gli oracoli caldaici, tanto per rompere questa cornice razionalista. Ma nessuno degli antichi era mai venuto in mente di dire che Platone ha sostanzialmente cambiato idea nel corso della sua vita. Per carità, una vita di 80 anni, di cui almeno 50 dedicati alla scrittura filosofica, che Platone abbia cambiato qualche idea ci sta, come lo spero bene, però che abbia rivoluzionato il suo modo di vedere, credo sia impensabile. Quando i miei alunni lo sanno bene, quando io dico credo, vuol dire, secondo un numero autorevole di interpreti ben più importanti di me, che dicono questa cosa, ma io non credo niente. Ecco, si tratta di una serie di studi, di cose digerite e pregresse. A nessuno era venuto in mente, nell'antichità, nessuno dei grandi, di queste grandi storie monumentali della fine Settecento lo prospettava. Abbiamo una possibile data di nascita, credo che è la migliore, forse non l'unica, ma la migliore, che è il 1839, quando Carl Friedrich Hermann scrive Geschichte und System der platonischen Philosophie. Siamo nel 39. Questi titoli li trovate in quel documento. Quel Hermann che negli anni 50, inizio anni 50, fece l'edizione Teubner dell'opera completa di Platone, quella che tuttora usiamo, tuttora egregia, d'accordo? Per cui un personaggio di prima grandezza. È con Hermann che si inizia a sviluppare quell'idea di sviluppo spirituale, no? La geistliche Entwicklung, l'idea che c'è un Geist che si sviluppa. Siamo nel secolo dello storicismo, il senso storico dell'Ottocento è preponderante come risultato di sollecitazioni diverse e potentissime. C'è l'ideologia del progresso di origine illuminista, settecentesca, c'è la concezione della storia provvidenzialistica di tipo romantico. Ci sono le concezioni prima hegeliane, poi marxiste, di un divenire dialettico della storia. È il secolo della storia che si modula in mille maniere e noi ce ne accorgiamo anche nelle interpretazioni di Platone. Anche il pensiero di un filosofo come Platone subisce un'evoluzione spirituale. Una geistliche Entwicklung, scusate, non è una mania filogermanica, ma l'80% delle cose che contano per questo problema è stato scritto in tedesco, come vi rendete conto da quella serie di titoli. Una serie arbitraria, una selezione, si può accusare di tantissime cose. Posso essere accusato di aver omesso dei titoli importanti, ed è sicuro. Quelli che ci sono pesano tutti come il piombo. Ecco, questo tanto per darvi un'indicazione. Ce ne potrebbero essere molte altre, forse anche in qualche altra lingua ogni tanto, però quelli che ci sono, li ho scelti, ecco, con una certa cura. Penso che non ci siano cose superflue. Dopo Hermann, questo modo di leggere Platone prende robustamente piede senza peraltro mai avere un'egemonia completa. È un predominio ma non incontrastato, ricordiamoci. L'interpretazione unitarista, su cui pian piano dirò le cose, sopravvive ai colpi storicisti, però chiaro che nasce un modo autorevole, diverso di interpretare Platone. Ricordo pochissimi nomi. Edward Seller, l'autore della famosa storia della filosofia greca nel suo sviluppo storico, sempre ritornano martellantemente, no, questi termini, lo sviluppo, la storia. E poi, man mano, altri studiosi nel corso appunto della seconda metà dell'Ottocento, del Novecento, fino ad arrivare a quel Guthrie e Blastos che hanno segnato il mio studio universitario di Platone. In questo sviluppo voglio citare un altro famosissimo studio, però questa volta dedicato ad Aristotele. Del 23 è l'Aristoteles di Werner Jaeger, un testo famosissimo, dall'eloquente sottotitolo Grundlegung einer Geschichte seiner Entwicklung, fondazione di una storia del suo sviluppo. Per cui questo clima storicista, che è proprio lo spirito del tempo otto-novecentesco, ha questa influenza su Platone e
con l'intervento autorevolissimo di Jäger, che peraltro nel caso di Platone non credeva all'evolutivo, pensate, qua lasciamo perdere, nel caso di Aristotele diventa celeberrimo. Un libro formidabile, si legge tuttora benissimo, non regge quasi neanche una conclusione, diciamo la verità, però è sempre un'esperienza meravigliosa. E Jäger appunto immagina una periodizzazione del pensiero di Aristotele in chiave evolutiva. Prima gli anni di apprendistato, di noviziato presso l'Accademia di Platone, poi gli anni di viaggio, Lesbo, Mitilene, Trofasto, eccetera, e infine il ritorno ad Atene. Anni di apprendistato, anni di noviziato, anni di viaggio. L'omaggio al Wilhelmmeister di Goethe è evidente. Abbiamo i Lehrjahre e i Wanderjahre di Wilhelmmeister riprodotti in qualche modo, applicati da Jäger consapevolmente alla vicenda di Aristotele. Tanto per farvi vedere come le nostre interpretazioni nascono a volte da sollecitazioni le più varie. Nel caso dell'Aristotele di Jäger, il fondamento goetiano è inevitabile. Chiunque sa cosa è Goethe per l'educazione dei giovani tedeschi nell'Ottocento e nel Novecento, era la Bibbia, non è assolutamente la Bibbia, e questo si nota. Per cui vedete, questo clima evolutivo si ripercuote su Aristotele, da Aristotele ridonda su Platone, rafforzando tantissimo intorno alla metà del secolo le interpretazioni di tipo evolutiva. D'altra parte però persiste un nucleo unitarista, che è quello, ovviamente non è esattamente quello dell'origine, ma un nuovo modo di intendere l'unitarismo di Platone. Cosa intendo per unitarismo? Molto semplicemente, poi credo che mi spiegherò meglio con gli esempi, ma è quell'impostazione per cui si pensa che Platone grosso modo avesse le idee chiare sui lineamenti del pensiero anche da 30 anni. Filosofo a 30 anni le scelte le ha prese, capite? E che su questa base abbia modulato, approfondito, fatto quello che vi pare, ma che le idee erano già chiare in un'età di prima maturità. Poi pensate quanto pesano allora i 30 anni. Dico 30 anni perché con ogni probabilità Platone non ha iniziato a scrivere prima dei 30 anni. Per cui mi riferisco al periodo di produzione letteraria, dai 30 agli 80. Va bene? Da un momento imprecisato dopo la morte di Socrate, probabilmente non troppo dopo, fino a quando è morto, perché sappiamo che quando morì stava completando, ultimando le leggi che erano bisognose di un'ulteriore revisione. Ci mise mano probabilmente Filippo Dupont, poi Filippo Dupont ha scritto l'Epinomide, l'aggiunta alle leggi, che è entrata nel corpus, ma già gli antichi sapevano che non era di Platone, capito? Per cui 50 anni di produzione scritta filosofica. L'unitarismo ottocentesco è influenzato invece da un altro personaggio famosissimo, Friedrich Schleiermacher, il teologo protestante, padre dell'ermeneutica, cosiddetta filosofica, teorizzatore del circolo ermeneutico, esperto di esegesi biblica, no? E di Platone. È celebre la sua traduzione di Platone completa, in Platons Werke, 1801-1804. Tutte le date li trovate in quel file. Una traduzione illustre, complicatissima. I miei amici tedeschi mi confessavano preferisco leggerlo in greco che nella traduzione di Schleiermacher, perché è talmente ampollosa, contorta, che è veramente una faticaccia tremenda. Ma più che la traduzione di Schleiermacher, quello che segnò gli studi fu la famosa introduzione, la Einleitung a questi scritti, dove Schleiermacher dice la sua. Platone, tutto Platone è nello scritto. Le notizie sulle dottrine non scritte vanno rifiutate. Platone ha un piano generale fin dall'inizio, scrive come primo dialogo il Fedro per avvertirci, per darci le istruzioni di lettura, e poi realizza questo piano educativo, dal più semplice al più complesso. Per cui l'evoluzione nella scrittura c'è, ovviamente si va dalle cose più semplici alle più complesse, ma non perché Platone non sapeva le cose più complesse all'inizio. Il suo è un piano pedagogico, didattico, per farci entrare all'interno del pensiero di Platone.
questa idea, autorevolissima, il peso di Schleiermacher è notevole nella cultura tedesca e non solo, attraversa vari personaggi. Mi sono segnato anche qui pochi giganti. Von Arnim, quello autore della silloge dei frammenti stoici. Shorey, finalmente, per citare un inglese, un americano, almeno non so, rompiamo questa egemonia germanica. Poi vi voglio far vedere una cosa su Shorey. Friedlander, Paul Friedlander, autore meraviglioso, il libro su Platone è bellissimo, dei grandi esponenti del terzo umanesimo, siamo nel fine anni 20 in Germania, Repubblica di Weimar, insomma, sono quel gruppo Jäger, Stenzel, Friedlander, insomma, un momento felicissimo e tragico, presto sarebbe rivelato tragico della nostra cultura, e poi gli interpreti, la scuola di Tubinga, che io ho avuto la fortuna di conoscere tutti personalmente, di poter studiare con loro, che lo confesso mi hanno convinto al 99%, per cui non riuscirò a essere del tutto equanime in questa mia presentazione, giusto che voi lo sappiate, Kremer, Geiser, Slezak, Erler, che sono, Slezak vabbè, ora ha 82 anni, Erler ancora è attivo, ma insomma hanno veramente dato l'impronta di sé fine Novecento e primi decenni del Novecento. Geiser e Kremer sono più anziani, Slezak e poi Erler invece più giovani. Però predominava l'ipotesi evolutiva. Capite bene come in un'ipotesi evolutiva stabilire l'esatta cronologia dei dialoghi di Platone diventava vitale, diventava assolutamente centrale per spiegare questa evoluzione. E allora si sono moltiplicati gli studi, anche oltre necessità, veramente, devo dirlo, su questo aspetto. Sono stati invocati criteri ragionevolissimi, criteri dimensionali. Noi vediamo che i dialoghi che noi possiamo catalogare come giovanili sono di dimensioni ristrette, in media sono dai 12 alle 15 pagine Stephanus. Stephanus è l'edizione principe di Platone, fine 500, e per cui i dialoghi noi chiamiamo giovanili 12-15 pagine. Poi quelli mediani si arriva a 50-52 come media, d'accordo? Poi arriviamo ai mostri, la Repubblica quasi 300 pagine, le leggi più di 300 pagine. È stato invocato il criterio contenutistico, quello famigerato che trovavamo in tutti i manuali. Ora ho cercato di invertire la rotta. L'evoluzione di Platone è primi esperimenti mentali incoativi sulla teoria delle idee, primi accenni preparatori alla teoria delle idee, dialoghi giovanili, esposizione dogmatica, piana, pacifica della dottrina delle idee, Menone, Fedone, Fedro, Simposio, Repubblica, revisione critica della dottrina delle idee, Parmenide, Sofista, Filebo, Timeo, eccetera, eccetera. Criterio che ha una sua ragion d'essere, ci mancherebbe pure, però in prospettiva evolutiva ci costringe a credere che Platone si è affannato ad elaborare la teoria delle idee fin verso i 40 anni. Poi, bello maturo, l'ha esposta tutto contento e poi senilmente si è preoccupato di quegli aspetti e si è messa a criticarla. È un po' difficile crederlo, però da un punto di vista immediato sembra essere l'interpretazione più alla mano, più a portata, no? Ha ragione Kremer, un altro di quelli che vi cito nell'elenco, che un filosofo a 30 anni in genere ha deciso tutto, però noi purtroppo in filosofia abbiamo un controesempio paralizzante, quello di Kant. Se Kant nel 1781, invece di pubblicare la ragion pura, avesse cambiato mestiere, o Dio non voglia, fosse morto, oggi non avrebbe forse neanche mezza paginetta nei manuali. Kant è Kant, il suo peso enorme è di un signore che ha iniziato a dire le cose decisive dai 56 anni in poi. Per cui noi abbiamo questa angoscia che quando diciamo su i giochi sono fatti da giovane, però appare il vecchio di Königsberg che ci racconta. No, io onestamente ho iniziato a dire la mia a 56 anni, però eccetto questo caso illustre, le cose quasi mai non tornano. Io ora non so se ve la faccio vedere, ma no. Comunque, sempre in quella serie di articoli, di cose che ho caricato, ce n'è uno che si intitola Taylor Reviews Shorey. È la recensione che Alfred Taylor, il famoso autore del
Plato, The Man and His Work. Siamo nel 27, non mi ricordo, guardatelo lì, tradotto già nel 49 dalla Nuova Italia, ed anche un altro dei grandi testi platonici su cui si sono formati quelli della mia età, d'accordo? Facendo la recensione a Shorey, The Unity of Plato's Thought del 1906, dice una delle molte cose che mi sono piaciute del libro di Shorey, lo vedete, c'è lì, è che condivido totalmente quando Shorey dice Platone non appartiene certo a quella stirpe di filosofi che cambia idea di decennio in decennio. Per cui Taylor sottoscrive questa visione unitarista di Shorey con la sua autorevole, col suo autorevole avallo. Per cui vedete quali sono i termini del problema. Però, nonostante la mia evidente partigianeria, devo riconoscere che l'interpretazione evolutiva sembra quella più apportata, quella più naturale. Perché? Anche perché, se non l'accettiamo, dobbiamo spiegare in altra maniera il progressivo complicarsi della comunicazione platonica. E allora l'onere per gli unitaristi è cercare di chiarire questi aspetti. Un'altra cosa, sì, ho altri 5 minuti, me li prendo, ma poi vi lascio in pace. Un altro di quei file è la recensione di Paul Kaiser a lo studio stilometrico di Brentwood su Platone. Ora, casomai senti, facciamo una cosa, no, preferisco dire le cose sostanziali, casomai alla fine li possiamo discorrere insieme e commentare. Allora, voi dovete sapere che Brentwood è l'autore di quel lessico platonico che abbiamo in biblioteca, che è stato fatto integralmente al computer. È pionieristico, siamo anni 70, e poi nel 90 ha scritto un'opera sulla stilometria platonica. Per cui è un testo recente che in qualche modo chiude una stagione di studi stilometrici che inizia nella seconda metà dell'Ottocento. Campbell, Ritter, Lutoslawski e tanti altri. In questa recensione a Brentwood, che è l'anello finale di questa tradizione, Kaiser riporta una scheda di tutti questi lavori precedenti. Per cui, se qualcuno volesse avventurarsi negli studi di stilometria platonica, ha lì la bibliografia. Non lo fate. Perché non va fatto? Perché è stato veramente, credo, dire ingegno sprecato, no, perché poi i risultati hanno un'utilità, ma si è arrivati a livelli di sottigliezza perversi. Lutoslawski ha isolato 500 forme stilistiche, ha messo in forma 500 forme stilistiche, siamo al parossismo. Cosa si è studiato? Di tutto. Uso delle particelle, loro posizione nella frase, la cura nell'evitare lo iato, elementi lessicali, le clausole metriche in ognuna delle in qualunque interno della frase. Sono stati fatti studi di un dettaglio veramente impressionante, non si saprebbe veramente che cosa aggiungere. Per cui, per carità, è un criterio il più oggettivo possibile. Parte dalla notizia accettata da quasi tutti, ma non da tutti, che le leggi sia l'ultimo dialogo di Platone. Sminuzza le leggi, gli aspetti stilistici delle leggi in questi rivoli infiniti e poi fa il confronto con tutti gli altri dialoghi. Più il confronto è vicino, più il dialogo è tardo, perché vicino alle leggi, più il confronto è labile, più il dialogo è giovanile. Di più scientifico non si può chiedere nulla, se vogliamo. Noi dobbiamo essere grati a questo lavoro enorme che è stato fatto. C'è un però. Diogene Laerzio ci racconta che Platone era solito correggere, rivedere i suoi scritti. Per cui, provocatoriamente, chi mi può assicurare che Platone, 78enne, si sveglia una mattina e dice oh via, leviamo lo iato al Carmide, e si mette lì e lo corregge. Il prologo della Repubblica è stato scritto e riscritto più volte. Sappiamo anche questo. Per cui anche l'oggettività del modello stilometrico non è perfetta. Però basta con gli scetticismi, non esageriamo, incrociando tutti questi criteri, dimensionale, contenutistico, stilistico, arriviamo a quello che troviamo in tutti
i manuali e al quale ci dobbiamo serenamente attenere, pur sapendo che la certezza non ce la possiamo avere. Vedete qui c'è la testimonianza di Cicerone che ci conferma che ci sono 50 anni di produzione letteraria platonica. Aspetta, dovrebbe essere... No, aspetta, forse è quest'altro, è quest'altro. Eh sì, non c'è caso di andare lì. Vediamo, riproviamo con la magica scheda. Una finestra. Io farei finestra. Lo sapevo, volevo vedere se eravate pronti. Magari meglio da solo. Ho fatto solo 50 lezioni così, che sperate che lo impari subito, così in fretta. Vedete, questo è il passo, va bene, di Cicerone sui 50 anni, ma non è quello che mi interessa. Qui faccio una breve riassunto dei problemi della cronologia. Questo era per un manuale di letteratura greca che poi non è andato in porto, per cui si può circolare serenamente, però l'ho rifuso nel manuale di storia e filosofia. Vedete, ecco quello dove volevo arrivare dal terzo libro, quello della vita di Platone. Euforione e Panezio hanno sostenuto che l'inizio della Repubblica fu trovato con frequentissime correzioni e mutamenti. Per cui, perché non possiamo veramente, serenamente, non possiamo escludere che Platone abbia rimaneggiato i suoi scritti, per cui anche il criterio stilistico nella sua presunta oggettività non ci dà garanzie totali. Però, bando allo scetticismo, eccetera, incrociando tutti i criteri, abbiamo la solita tradizione, la tripartizione che conosciamo. 10-20-20. Dalla morte, da un momento dopo la morte di Socrate, alla fondazione dell'Accademia, 398-388. 20 anni, dalla fondazione dell'Accademia al secondo viaggio in Sicilia, 387-367, ultimi 20 anni, dal ritorno alla morte. E grosso modo abbiamo il primo periodo dove è possibile dividere i dialoghi giovanili in primo A, primo B, questo io mi baso su quel Brentwood che vi ho citato prima, dove troviamo i soliti Odifron, Apologia, Critone, eccetera, eccetera, brevi e ben aporetici, e poi, accidenti, quelli mediani, dove appunto la teoria delle idee viene esposta in maniera pacifica, condivisa, come accettata dagli interlocutori, Menone, Fedone, Simposio, Repubblica e Fedro, e poi la cosiddetta revisione critica. E quello, vi sto dicendo quello che già sapevate, volevo semplicemente farvi vedere i problemi non indifferenti che ci sono dietro per arrivare a questo punto. All'interno di ogni gruppo, la cronologia relativa è complicatissima. No, guardate, prendete un'introduzione a qualunque dei dialoghi e state tranquilli che trovate un ventaglio di datazioni ingovernabile. Per cui bisogna fare tutto occhio. Mi dispiace ingenerare scetticismo, non è il mio scopo, però cautela la voglio ingenerare tanta, perché se no prendiamo degli errori. Ma veniamo al problema. Scusate, arrivo tardi, ma credo che in mezz'ora posso argomentare il mio punto. Perché non ci possiamo fidare dell'interpretazione evolutiva? Quali sono le ragioni degli unitaristi? Intanto dovremmo supporre, già l'ho anticipato, una maturazione filosofica di Platone sorprendentemente lenta. Dovremmo immaginare che alcune acquisizioni importanti arrivino a un Platone quarantenne, cinquantenne, sessantenne. Ragazzi, insomma, non so se vi rendete conto dell'impegno di una cosa simile. Poi i neuroni decadono, diciamocela. No, a certa età mi aggrappavo ai 56 anni di Canto, ormai anche quel momento è passato, no? Alcuni esempi. Prendiamo l'Eutidemo, databile 390, per cui Platone è vicino ai 40 anni, va bene? Tra i sofismi di questi due squinternati filosofi, Eutidemo e Dioniso d'Oro, un gruppo di loro sofismi ruota sulla separazione netta fra sapienti e ignoranti. Cioè, o si è sapienti o si è ignoranti, non si dà una via di mezzo, non si può apprendere né se si è sapienti
perché già si sa, non si può apprendere perché si è ignoranti, perché non si saprebbe cosa cercare, una volta trovatolo non lo riconosceremo, il famoso argomento pigro, no? È inutile cercare di apprendere perché o già lo sai o non lo sai, se già lo sai non lo devi fare, se non lo sai non sai cosa cercare, anche se lo trovi non lo riconosci, cioè è tutta una serie di sofismi tipici degli avversari di Platone che partono, che presuppongono una radicale separazione fra ignoranza e conoscenza, tra non essere ed essere. È un'aporia di origine eleatica, chiaramente, tramutata in dialettica dai sofisti, no? Così nell'Eutidemo. L'evolutivo deve immaginare che a 40 anni Platone non sapesse rispondere a questa roba e che dobbiamo aspettare alcuni cenni nell'Iside, che è di pochi anni successivo, in cui si capisce che l'apprendimento riguarda chi è in una situazione intermedia, il simposio, quando si dice chiaramente che il filosofo è un intermedio fra l'ignorante e il sapiente, e infine la dottrina della reminiscenza. Altro espediente mitologico, io non credo che Platone credesse neppure alla reminiscenza, ma pazienza. Però qual è la funzione filosofica della reminiscenza? Beh, non nasciamo del tutto ignoranti. Poco, un barlume opaco, incoativo, rozzo di conoscenza ce lo portiamo dal mondo delle idee e grazie a questo nucleo iniziale opaco pian piano riusciamo a rendere di nuovo trasparenti, coerenti, chiare le nostre conoscenze. È il modo platonico, un altro modo platonico per dire che l'opposizione fra ignoranza e sapienza non è radicale, siamo in uno stato intermedio. Non si nasce del tutto imparati, detta la napoletana, ma non si nasce neppure del tutto ignoranti, perché c'è questo barlume di reminiscenza che diventa il motore, la condizione necessaria, non sufficiente per recuperare tutto la conoscenza piena del mondo oggettivo, reale, delle idee. Un altro esempio un po' più impegnativo, ma spero di riuscire a spiegarlo, chi ha subito i corsi sul Parmenide si trova avvantaggiato. Il famoso argomento del terzo uomo, su cui sono stati sprecati fiumi di inchiostro, anche lì ingegno un po' sprecato, si prospetta nel Parmenide, non con l'idea di uomo, qua Aristotele ci assicura che l'idea usata negli esempi dell'Accademia era quella di Anthropos, ma nel Parmenide l'idea di grande, non è quella dell'uomo, perché io parlo del terzo grande. L'aporia nel Parmenide è spiegata da Parmenide, il povero Socrate che a 19 anni non riesce a venirne a capo, d'accordo? Ma la soluzione si intuisce dal sofista che è posteriore al Parmenide, per cui diciamo Parmenide scritto nel 365, sofista 4-5 anni dopo, perciò Platone è molto avanzato con l'età. In che consiste l'aporia del terzo grande? Parmenide dice, consideriamo tutte un po' di cose grandi sensibili, il grande tavolo, la grande montagna, il grande albero. Tutte queste cose le chiamiamo grandi in virtù della partecipazione all'idea di grande. Perché platonicamente dire il tavolo è grande vuol dire il tavolo partecipa dell'idea di grande. Ci siamo? Poi però, se operiamo una riunione, cioè mettiamo insieme tutte le cose grandi particolari, G minuscoli, più la G maiuscola dell'idea di grande, li riunisco e dico, ma io posso chiamare grande tutta questa roba? Sono grandi sia le cose grandi, sensibili, sia l'idea di grande? Il povero Socrate risponde sì, e allora Parmenide dice, allora tu hai bisogno di un'ulteriore idea di grande, in virtù delle quali sia le cose sensibili, sia l'idea di grande, siano grandi. Un G maiuscolo con uno. E così all'infinito riopero la riunione, G con due, G con tre, eccetera. È stato sprecati fiumi di inchiostro, già proprio nel V secolo d.C. diceva, guardate, questa è un'aporia che è superabile, perché il platonico esperto la può superare e approda a un livello superiore. Qual è lo strumento per superare l'aporia? È dire semplicemente che essere grande non si predica allo stesso modo delle cose sensibili e dell'idea, perché le cose sensibili sono grandi per partecipazione all'idea di grande. L'idea di grande è grande per identità, cioè la copula vale come uguale. E l'identità non è una partecipazione, è identitario. Se noi leggiamo il sofista con calma, capiamo che questa è la soluzione, perché in termini
propri del sofista. Alberto da Lovagno, esperto di questo dialogo, mi può smentire clamorosamente. Noi possiamo immaginare che l'idea di grande partecipi dell'identico rispetto a se stessa. E dunque il modo in cui è grande è diversissimo dal modo in cui sono grandi le cose sensibili. Dobbiamo pensare che Platone, ultra sessantenne, sia arrivato a questa soluzione. Sembra difficile, non lo pensava neppure Proclo nel V secolo d.C. Proclo ci diceva, ci sta facendo degli esercizi, ci sta stimolando a trovare la soluzione. Lui ce l'ha, ma non ce la dice. Perché non ce la dice? Perché l'interlocutore è Socrate, un genio filosofico, ma ha 19 anni. Questo è il punto. Nel sofista c'è Teeteto, che è un matematico ed è più anziano, e dunque in grado di reggere più notizie. Vi sto portando un po' subdolamente nel mio terreno, d'accordo? Secondo ordine di considerazioni. Nei dialoghi giovanili aporetici ci sono anticipazioni delle dottrine mature sorprendentemente consistenti, troppo ampie, crediamo noi unitaristi, per poter essere solo, diciamo, fasi iniziali di elaborazione. Vi faccio alcun esempio. Ora forse sarebbe il caso di riuscire a vedere il passo dell'eutifrone, vediamo se ce l'ho. Il lessico delle idee nell'eutifrone è smaccato. Eccolo, c'è, meno male. Questo? No, questo non, eccolo, grazie. Gioia, ce l'abbiamo fatta. È una delle tre. Bravo. Grazie. Ecco, ora, in fondo c'è il greco, vabbè, qui lo dobbiamo vedere così. Insomma, lo sapete, il problema è che cos'è lo hosion. L'interlocutore è l'indovino Eutifrone, e Eutifrone si vanta di aver fatto una cosa molto santa andando a denunciare d'omicidio una persona anche se era il proprio padre. E Socrate dice, ma insomma, sarà pure vero. Non ti chiedevo, orbene, ricordi che io non ti chiedevo questo. Non ti chiedevo, cioè, di farmi conoscere una o due delle molte azioni sante, ma di farmi conoscere proprio quella forma, Eidos, per cui, scusate, ce n'è di più, tutte le azioni sante sono sante. Dicesti, infatti, che per un'idea unica le azioni sante sono sante. O non ricordi? Eidos, idea. Sì, ricordo. E allora devi farmi conoscere che cosa sia precisamente questa idea, affinché guardando ad essa e di essa servendomi come di modello, paradigma, io possa qualificare come santa quell'azione, tu o di altri, che ad essa sia somigliante e non santa quella che non le è somigliante. Qui abbiamo, diciamo, il lessico tecnico preciso dell'idea. L'idea è la causa essendi delle cose corrispondenti. L'idea di santo è ciò per cui le cose sante sono sante. È un paradigma, capito? Si può depotenziare. Certo che si può depotenziare, però è un grande impegno. La sensazione è che Platone avesse già le idee chiare sulla questione e semplicemente non rilasciasse qui tutte le notizie. Perché? Per il problema finale a cui arriverò, spero, tra poco. Alcuni studiosi, fra i viventi, Dorion, dico, guardate, ma se noi non avessimo i dialoghi della maturità, a nessuno di noi verrebbe in mente di intravedere qui la teoria delle idee. D'accordo. La controobiezione è banale. Noi abbiamo i dialoghi della maturità. Capite? È intelligente la sua obiezione, ma non è intelligentissima. Noi ce l'abbiamo. E dunque siamo legittimati a gettare un sospetto su questo aspetto. Questo è un passo famosissimo. Vediamo. Echeino toto eidos ho panta ta hosia hosestin. Capite? E poi guardate sotto,
Essei kein ein Problem, kein Kromenos te paradigmata, eccetera, eccetera. Siamo proprio nel lessico più tipico delle idee. E pensiamo, fra i tanti esempi, all'esito della chete. La domanda è: che cos'è il coraggio? Tutta una serie di risposte insufficienti per vari motivi. Alla fine, dopo che sono stati cancellati due generali, capito, la chete perché uomo, bravo uomo, ma un po' rozzo, insomma ci prova Nietzsche, che è un po' intellettuale, amico di Socrate, ma non è un filosofo. Il povero Nietzsche, aiutato molto da Socrate, arriva, insieme si arrivano a proporre una definizione del coraggio come la conoscenza, la scienza delle cose da temere e da non temere. D'accordo? Come parte della scienza del bene e del male. Nietzsche non è in grado di reggere alle obiezioni di Socrate, dunque il finale aporetico, ma la risposta è buona. Il coraggio è la scienza delle cose da temere e da non temere. È la scienza delle cose buone e cattive rispetto al coraggio. Se noi leggiamo la Repubblica, la direzione è esattamente questa. Solo che nella chete non ci stanno gli argomenti per difenderla. Perché non ci stanno? L'evolutivo dice perché Platone ancora non ce li avevi. L'unitarista dice no, Platone ce li aveva, ma non li ha scritti lì. Perché non li ha scritti lì? Perché l'interlocutore è Nietzsche e non è un filosofo. E poi io cercherò di argomentare meglio questo. E lo stesso in tanti altri dialoghi, nel Carmide, la definizione di saggezza come taheo tu prate, in fare le proprie cose, la vicheio praghia, no? Esattamente la cifra della virtù nella Repubblica, solo che lì non vale solo per la soffusione, vale per tutte le virtù, per tutte le classi sociali, ma le anticipazioni sono continue. Carmide non regge, ma perché c'ha 16 anni, santo figlio? È un bravissimo ragazzo, dotato, ma c'ha 16 anni. Socrate a 19 non riusciva a rispondere alle indicazioni di Parmenide. Sto cercando di anticipare, no, le ragioni di questa modulazione di Platone. Penultimo aspetto, i famosi passi di risparmio, di riserva. In tedesco sono gli Aussparungsstellen, cioè tutti i passi in cui Platone trattiene l'informazione e rinvia ad una trattazione più approfondita. Dice: qui ora il cammino sarebbe lungo e complicato, la soluzione c'è ma bisogna chiederla a Socrate, o se no bisogna ritornarci sopra, eccetera eccetera. Cioè i finali, quasi tutti i dialoghi aporetici finiscono con l'indicazione che c'è una via di ricerca per arrivare alla soluzione. Viene taciuta, viene risparmiata, ecco, i passi di risparmio. Aussparen vuol dire proprio questo, no? E dunque dobbiamo immaginare che Platone ci può dare comunque il sospetto che lui la risposta ce l'avrebbe, o comunque ci si può arrivare. Il caso, secondo me, più clamoroso è Repubblica. Primo libro di Repubblica, il famoso, quello che è stato da alcuni battezzato il Trasimaco. Perché? Perché Socrate, dopo quel bel prologo più volte rimaginato, tornavo ieri dal Pireo, le Bendidia, quelle cose lì, va a casa del babbo di Lisia, Cefalo, e parla della giustizia, il tema della Repubblica, prima con Cefalo, poi col figlio, col fratello Elisa Polemarco, e poi arriva Trasimaco, tutto furibondo, che protesta per le cose. Il finale del primo libro è aporetico, perché Socrate non riesce o non vuole rispondere a tutte le obiezioni di Trasimaco, e dice: mi hai trascinato nella discussione, dovevamo indicare che cosa è il giusto, e invece siamo arrivati a parlare se l'ingiusto possa essere felice, no? E poi c'è il problema: ma dunque, se una banda di briganti al proprio interno si comporta giustamente, sono giusti, però verso l'esterno sono ingiusti. Cioè non si riesce a trovare una mediazione tra giustizia di un gruppo e giustizia dell'insieme, e si fa una digressione sul problema della felicità, del giusto o dell'ingiusto. I problemi non sono sviscerati, ma cosa succede dopo la Repubblica? Alla fine, faticosamente, si arriva alla definizione di giustizia come equilibrio delle parti dell'anima dell'individuo, equilibrio delle parti dello Stato, l'equilibrio delle classi come parti dello Stato. Allora, l'evolutivo dice: quando ha scritto il primo libro ancora non c'aveva la soluzione, l'ha trovato dopo. L'unitarista dice: signori, è la stessa opera, è il primo libro della Repubblica. Perché dobbiamo immaginare una composizione divaricata nel tempo? Lui l'ha scritto insieme, solo che il primo finisce aporeticamente,
ma la risposta c'era, come dimostrano i libri successivi. Il problema è perché finisce aporeticamente. E siamo arrivati all'ultimo punto. La chiave è, ce la dà il Fedro. Il Fedro ci dice come si deve comportare il filosofo. Il povero Platone, questo aveva visto giusto Schleiermacher, nel Fedro ci dà le istruzioni di lettura e ci dice, cari lettori, diffidate dello scritto, l'orale è meglio. Tutti dicono, no, ma il dialogo di Platone ha delle caratteristiche, però no. Il dialogo di Platone è meglio di un trattato rigido, ma è più amichevole degli elementi di Euclide, ma è uno scritto. Per cui su questi lo scontro è stato sanguinoso, no? I cosiddetti moderni teorici del dialogo hanno fatto di tutto per salvare una peculiarità dei dialoghi platonici, per sottrarlo alla critica e alla scrittura. Credo che sia assolutamente improponibile questa via. Sono stati migliaia di articoli sul valore del termine syngramma, che non vorrebbe dire questo o quell'altro. No, no. I dialoghi sono meglio delle altre cose, ma sono pur sempre degli scritti, d'accordo? Il filosofo scrive comunque perché? Perché gli piace come svago letterario, perché gli è d'ausilio la memoria, per quando giungerà la vecchiaia, e per chi si metterà sulle sue tracce. Per cui lo scritto è lecito, ma è inferiore all'orale. Il modo filosoficamente corretto di operare è quello che si legge poco dopo nel Fedro, sempre nel Fedro. Vediamo se riesco a eliminare, se faccio chiudo, succede un grazie, no, benissimo, ecco qua. Questa è la famosa parte finale, tutta la critica alla scrittura, che naturalmente non posso recuperare e rileggere, però voglio vedere con voi solo due brani che ho messo in evidenza. Me lo scorri, grazie. Dimmi fin dove? Fin dove vedi giallo. Ah, okay. Ecco qua. Prima un accenno all'utilità dello scrivere. Ma i giardini della scrittura, a quanto pare, li seminerà e li scriverà per divertimento, paidia, per gioco, va bene? Sono dopo la metafora dei giardini di Adone, per cui questo parla dei giardini di scrittura, ma insomma ora non ci possiamo dilungare. E quando li scriverà sarà per fare tesoro di ricordi, sia per sé, qualora giunga la vecchiaia, età della smemoratezza, sia per chiunque seguirà le sue stesse orme. Dunque, alla lettera del Fedro, il valore dello scritto è giustificato come divertimento letterario e con funzione ipomnematica, di memoria per sé e per gli altri. Continua, Fedro è un ragazzo amante dei discorsi, continua a insistere sull'importanza dei discorsi scritti, andava col rotolo di Lisia nella tunica, e Socrate dice, è così mio caro Fedro, ma a mio avviso lo studio serio rivolto a questi argomenti diviene molto più bello quando uno, avvalendosi della dialettica e prendendo un'anima adatta, vi pianti e semini discorsi scientificamente fondati, che siano in grado di venire in aiuto sia a se stessi sia a chi li ama, e che non siano sterili, ma abbiano un seme da cui nascono altri discorsi, in altre indoli, capaci di perpetuarlo e di rendere felice quanto è più possibile un uomo, colui che ne è depositario. Qui Socrate sta opponendo il discorso orale a quello scritto. Quello scritto, si legge poco prima, come sapete, ha dei difetti, può capitare nelle mani sbagliate, il rotolo qui l'indetai pantacursi, rotola dove gli pare, può finire nelle mani sbagliate, non è in grado di difendersi dalle obiezioni, ha bisogno del pater tulogu che lo assista lì e gli dia gli argomenti. Il discorso orale no, vedete? Il discorso orale, nel momento in cui il filosofo insegna qualcosa, l'allievo ricettivo è in grado di rielaborarlo ed essere in grado di difendersi da sé, da accuse e da critiche. Qual è il modo ideale in cui deve agire il filosofo? Prima di tutto bisogna conoscere la verità su ciascuna delle questioni di cui si parla o si scrive. Il filosofo deve sapere ciò di cui parla. E come fa a saperlo? Usando bene la dialettica.
essere in grado di definire ogni cosa in se stessa e dopo averla definita, saperla di nuovo dividere in base alle specie fino all'indivisibile, fino all'atomo neidos, all'ultima partizione possibile. La scienza dialettica, che vuol dire scienza del filosofo, nella Repubblica filosofia e dialettica sono sinonimi, consiste nel saper dividere per generi e specie le idee, avere una mappa del mondo ideale con i suoi rapporti di generalità e specificità. Ci sono anche altri metodi della dialettica, quello per ipotesi, altrettanto importante, ma insomma non posso divagare. Attenzione ora, individuare allo stesso modo la natura dell'anima, trovando in genere il discorso adatto a ciascuna natura. Il filosofo non solo deve sapere come stanno le cose, e sapere come stanno le cose le sai quando sai il mondo ideale, perché le cose sensibili sono il riflesso, ma deve sapere anche come sono le anime. Ogni anima appartiene a un determinato tipo. E fare un discorso adatto a ogni anima. Comporre e organizzare il discorso di conseguenza, rivolgendo a un'anima complessa discorsi complessi e dai molteplici toni, a un'anima semplice discorsi semplici. La comunicazione, l'insegnamento filosofico deve essere modulato sull'anima del discente. L'idea di insegnare in una classe è antiplatonica. Ammesso e non concesso che io sia un filosofo in grado di insegnare qualche cosa, dovete prendere ognuno di voi e farvi lezioni private, ognuno di voi, perché il modo in cui insegno qualche cosa a lui non può essere quello che insegno a lei, eccetera. Al massimo potrei semplificare, individuare una decina di tipologie e fare mini classi, capite qual è il punto? L'insegnamento è individuale. Mettere per iscritto è una follia, non va fatto perché faccio quasi soltanto disastri, però poi Platone scrive e bisogna capire cosa avesse in mente. L'insegnamento cumulativo non funziona. La vera comunicazione è il dialogo a due, orale e a due. Modulando i discorsi. Un'anima complessa, un discorso complesso. Fedro è un retore, è un giovane bravissimo. Socrate gli vuole un bene dell'anima, evidentemente, ma è un letterato, un retore. E allora Socrate che gli fa? E gli fa la bigalata, gli fa il corteo, tutte queste cose che hanno fatto sdilinquire gli interpreti. Ma se si sdilinquisce l'interprete letterario, io sono d'accordo. Se si sdilinquisce l'interprete filosofo, no. Perché quelli sono fatti su misura per Fedro. Perché Fedro gli piacciono i bei paroloni. E allora Socrate gli insegna la filosofia con i bei paroloni. Capite qual è il punto? Nel sofista, vabbè, il interlocutore leader non è Socrate, ma è lo straniero di Elea, chi si celerà mai dietro questo strano epiteto, è Teeteto, trentenne matematico, e lì il discorso è molto più tecnico, è molto più efficace. Per cui così si deve comportare il filosofo. E Platone che cosa fa scrivendo i dialoghi? Rispetta il criterio dell'etopea. Dice, io metto in scena nei dialoghi il modo in cui si comportava il mio venerato straordinario maestro Socrate, o come più in generale si deve comportare chiunque voglia fare veramente filosofia. Ecco allora che gli unitaristi, con questo strumento che io riassuntivamente chiamo dell'etopea, come si deve comportare il filosofo, hanno un grimaldello formidabile. Perché i dialoghi aporetici sono aporetici? Andiamo a vedere gli interlocutori di Socrate. O sono avversari da strapazzo, Eudidemo e Dioniso d'Oro, vanno confutati sul loro terreno e non gli si può certo... Non si possono gettare le perle ai porci, non si possono dare a loro le notizie, le nozioni fondamentali, non le sfrutterebbero nel modo adeguato, farebbero danni, sarebbe un danno. Sono giovani, ben dotati, più o meno dotati intellettualmente, ma comunque moralmente affidabile, Carnide, Liside, Teeteto, eccetera. Però sono giovani, non gli si può dire tutto, capite? Questo è il punto. O se no sono intellettuali di un certo livello, Protagora e Gorgia, ma irrecuperabili del tutto, per cui il livello si alza, ma anche lì, capite qual è il punto? Per cui il piano pedagogico dei dialoghi è commisurato sul carattere degli interlocutori. Ecco perché all'inizio è aporetico e risparmia nozioni e poi man mano ne rilascia di più. E nel Fedone, Simmia e Cebete sono due colleghi, condividono la teoria delle idee, sono filosofi, forse probabilmente pitagorici, si può fare. Nella Repubblica, andato via Trasimaco,
Ci stanno Glaucone e Adimanto. Non sono dei filosofi, ma sono i fratelli maggiori di Platone. Brave persone. Ma non sono filosofi, per cui al momento dell'idea del bene, dice, io non vi dico tutto. Non glielo può dire. Sono affidabili, ma non al punto da comunicargli timiotera, le cose di maggior pregio, quelle di cui parla nella finale del Fedro. Per cui gli unitaristi hanno questa chiave di lettura che, ammetto, è un po' larga. Forse dimostra troppo, però è straordinariamente efficace. E allora ci rendiamo conto di tutti quei segnali buttati lì nei dialoghi che non sono stati sviluppati. Perché non sono stati sviluppati? Guardate chi è l'interlocutore, qual è la situazione drammatica. E questo ci spiega molto. E ci spiega, ora veramente concludo, e ci dà la possibilità di aggiungere qualche altra funzione positiva allo scritto. Che Platone, nonostante la sua differenza, ha scritto e come. Allora dobbiamo anche rendere ragione di questo. Abbiamo visto il motivo letterario, abbiamo visto il motivo ipomnematico fortissimo, che è uno dei più importanti, ma ce ne sono altri tre almeno, che con parolacce filosofiche o letterarie chiamiamo parenetico, protrettico, parenetico e prolettico. Se vedete alcuni titoli, il bel libro di Geiser, Protrettico in Parinese, eccetera, eccetera. Traduciamo in prosa, cosa vuol dire? Questi scritti hanno un valore di esortazione generale alla filosofia, vogliono suscitare interesse per la filosofia e forse attirare discepoli all'accademia. Uno fa circolare il fedone, ti viene una voglia matta di suicidarti, come succede a Cleombroto di Ambracia, sbagliando perché Socrate ci vieta il suicidio, però hanno un fascino, testi come il Gorgia e come il Fedone ti fanno venire voglia di diventare filosofo. Parenetico, è una laudatio Socrates, è l'idealizzazione di questo straordinario maestro. Guardate quanto era ganzo il mio maestro, guardate come bisogna fare come fa lui. E prolettico, cioè anticipazione. Il lettore esperto, dai dialoghi aporetici, ricava la soluzione di cui sta discutendo l'Accademia. Capito? Chi è entrato all'Accademia da un paio d'anni sa come risolvere l'argomento pigro, sa come argomentare per dire che non c'è una separazione drastica fra sapere ed ignoranza, sa come superare la poria del terzo grande o del terzo uomo. E questi dialoghi hanno anche questa funzione di anticipare problemi o anche di eserciziario. Capite? Li dà allo studente esperto, e lo studente esperto, questo lo posso risolvere così, cos'ha. Per cui vedete, Platone scrive per tanti altri buoni motivi. E quello ipomnematico rimane fondamentale. Prendiamo, Zeus mi perdoni, quella mattonata delle leggi. Però quello è un repertorio di argomenti possente per un futuro legislatore. Uno dei filoni fondamentali dell'Accademia era quello dello studio delle leggi, voleva formare legislatori. Pensate a tutte le vicende siracusane, eccetera. Allora, sapendo bene che nelle leggi non si possono sviscerare tutti i presupposti filosofici, ecco che, soprattutto nello scritto delle leggi, fornisce materiale preparatorio preliminare a qualunque legislazione. Un legislatore non potrà dire molto più che bisogna combattere le forme di ateismo. D'accordo? Nel decimo libro Platone ti spiega lungamente perché bisogna combattere tutte le forme di ateismo. Per cui è un memento per qualunque suo allievo che voglia imbarcarsi nella stesura di un corpo di leggi, dire, ricordati, tu devi vietare l'ateismo. E perché? Leggi il decimo libro della Repubblica, ma non puoi mettere nel codice il decimo libro della Repubblica, capite? Per cui queste sono le altre possibili spiegazioni, perché Platone, nonostante la sua diffidenza che va presa alla lettera, io sono contro i moderni teorici del dialogo che dicono no, il dialogo di Platone è diverso dal resto. No, non credo che abbiano ragione, ma c'è letteratura sconfinata e sono state dette cose intelligentissime, anche a favore di questa tesi. Però ci stanno tutta quell'altra serie di motivi, protrettico, parenetico, prolettico e soprattutto ipomnematico. Ed ogni volta il filosofo ideale, per lo più Socrate, negli ultimi dialoghi, no, sono altri interlocutori leader, deve comportarsi così, secondo questo criterio che abbiamo visto alla fine, commisurare la comunicazione filosofica al personaggio specifico, all'allievo che ha di fronte. D'accordo?
Spero di essere stato chiaro, ora riposiamoci un attimo e poi vedo di difendere le mie posizioni. Quasi un'ora e un quarto senza i documenti è stato giusto non leggerli. In diretta, grazie. Ma prego. Ad Alessandro Linguidi, insomma, vecchissima rassegna di posizioni, di temi, di questioni legate a una cosetta di poco conto come l'opera pittorica, insomma, ma veramente, insomma, grazie mille, è stato un privilegio ascoltarti, un grande piacere ascoltarti, sono certo di parlare a nome di tutto l'editorio, e ora facciamo riprendere anche il nostro relatore, ma intanto già, insomma, sollecito, invito chiunque voglia intervenire, porre una domanda, discutere, certo, abbiamo ascoltato, proporre magari qualche ulteriore considerazione, a farlo, i presenti alzo la mano, è facile, e chi è da casa invece può o alzare la mano virtuale che c'è nella barra in basso allo schermo, oppure segnalare nella chat la volontà di intervenire. Allora, quindi aprirei la discussione se c'è qualcuno che vuole. Grazie, inizio io perché sono totalmente profana e ti ringrazio di questa bellissima lezione, ho appreso tante cose, sono, ma ti convince, ho visto è veramente anche molto convincente, e ti volevo chiedere più altre cose. Allora, se ho ben capito, mi interessa molto questa faccenda del dialogo che si struttura un pochino, anche da un punto di vista letterario, sulla base dell'interlocutore, no? Ecco, l'interlocutore può essere un pochino rappresentare quello che è il destinatario, cioè le varie tipologie del destinatario, e questa è una domanda. Se ho capito bene, il concetto evolutivo, cioè tu preferisci l'idea dell'Italia, però il concetto evolutivo ci sarebbe nell'opera di Platone, se ho ben capito, correggimi se sbaglio, ma in chiave pedagogica. Perfettamente. Questo. Due. Seconda cosa, una domanda così proprio all'atere, cioè queste indagini stilometriche, siccome io mi sono, cioè che sono anche molto di moda per l'attribuzione delle opere di incerta attribuzione, no? Io ho letto di recente un'indagine appunto basata, complicatissima, in cui io confesso ci ho capito ben poco, a proposito di un'opera del corpus apuleiano Scritti filosofici, che ritenuta non apuleiana, che è stata invece proprio sulla base di queste indagini stilometriche attribuita ad Apuleio come terzo libro del De Platone e degli Stomata. Ora io sono rimasta abbastanza così, un po' perplessa, perché l'ho trovata estremamente complicata, cioè proprio da un punto di vista tecnico. Mi ha lasciato, è sembrato quasi un'indagine un pochino di nicchia, che non so dove, ma darsi che fosse questa qui a Pugliano. Volevo sapere se in ambito platonico queste indagini stilometriche sono particolarmente difficile, e questo è quello che ti ringrazio di nuovo. Ma grazie a te, Silvia, perché mi aiuti a chiarire meglio per quanto mi riesci. Intanto, se Alberto sei resistito alla lezione, provi te a presentare, bravo, fedelissimo, ce la fai tu a presentare quel documento, quello di della recensione di Kaiser a Brentwood? Cioè vai a Prof Blog Linguiti. Ok, allora ci provo, Bravo! Così rispondo alla professoressa Mattiacci scorrendo quella cosa, perché io sono incapace. Sì. Non so come l'ho intitolato, ma insomma... Allora, ho visto che c'è una pagina di Bryn Mawr. Esatto, è la recensione sulla Bryn Mawr Classical Review, no? Che noi usiamo... Esatto. Perfetto, questo, grazie, sei un tesoro. Ora allora intanto provo a risponderti. Dunque, il destinatario è più ricca il ventaglio, cioè se il destinatario è a livello di Carmide, si legge il dialogo e si identifica con Carmide, se è di livello superiore
intuisce le risposte. Il destinatario è più fluido, capito? Cioè, ci sono vari livelli. Sì, 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 sì. I teorici del moderno, del dialogo, ha un lucchetto, ogni dialogo di Platone ha vari lucchetti che il lettore esperto può aprire. E questa è un'immagine felice, indubbiamente. Questo è il primo punto. Sì. Bene, il secondo, scusa, era... Il secondo, questa linea evolutiva, però in chiave pedagogica. È la vecchia idea di Schleiermacher, che è questa. Platone aveva le idee chiare, ma ha rilasciato per iscritto lentamente, col tempo. E, per cui è giusto parlare di un'evoluzione, ma relativa alla comunicazione, non relativa al pensiero, perché la teoria delle idee ce l'aveva già. Basta leggere quel passo dell'Eutifrone. Bisogna veramente sudare sette camicie, è il caso di dirlo oggi, per dire no, non è la teoria delle idee. Non lo posso dimostrare, però la familiarità con corrobora il sospetto. Sulla stilometria, allora, ti confesso, per mia pigrizia e per scarsa prestanza intellettuale non mi ci sono mai veramente affondato, però questo qui che appunto trovi nel blog, che è una... E nella Bryn Mawr, no, te lo deve far scorrere. Sì, no, se me lo puoi far scorrere. Sì, insomma, c'è tutta... No, non 91. Allora, dunque, ecco, si vede in alto, è del 1992, ed è la recensione al libro di Brandwood, The Chronology of Plato's Dialogues, del 90. Questa cosa che lui ha fatto ben dopo aver fatto l'index, d'accordo, Platonicus che abbiamo in biblioteca. E Kaiser, che io ho conosciuto, è un mattacchione con le cose matematiche, infatti mi fece leggere l'articolo che io non ci capii nulla, e qui c'è questa lunga rassegna che se ora scorriamo lentamente, vedi... Qui, ecco, fermati, grazie. Qui trovi tutti i principali autori, dagli studi pionieristici di Campbell del 67, poi vediamo Blass, Dittenberg. Ti posso fare, ecco, ad esempio, se leggiamo Dittenberg, no? Investigò le occorrenze di vari usi di man con l'eta, in particolare T-man come risposta affermativa, G-man e alla man, e così via. E così tante altre, andiamo giù, no, perché si arriva a livelli, ti dico, a me viene da ridere. Grazie di matematiche. Sì. Così spreco di... Sì, secondo me, no, perché ce ne sono alcune, prima di arrivare al famoso Rudolf Lasky. Ecco, vedi, fermo un attimo, Konrad Ritter, vediamo. Ah bene, qui si va meglio, perché qui si va sulle formule di risposta, eccetera, poi sull'uso di alcuni termini. E poi sullo iato ci stanno quintali di studi. Effettivamente, più si va avanti e più lo iato retrocede. Questo sembra reggere, onestamente. Poi andiamo ancora un po' più giù. Vediamo un po'. Ecco, piano, aspetta un attimo. Ecco, von Arnim, le formule di risposta, criticando... Ecco, guarda invece Baron. Soggiuramente cerca di calcolare le proporzioni ecco, l'anastrofe di Perry, Perry e Perry, capito? Tutte le case in cui, che significato ha. E poi si arriva a Lutoslawski, che è il delirio matematico. Siamo nel 1897, un uomo most unusual, vedi? Investigò 500 aspetti stilistici basandosi sull'assunzione che sofista politico eccetera l'era, va bene, fossero tardi eccetera eccetera, e qui tante clausole metriche delle parole, poi clausole metriche soprattutto in fine di frase, ma anche poi all'inizio eccetera, è una serie. Guarda, ora purtroppo ci hanno trasferito i libri, disgraziatamente, ma ad esempio mi ricordavo che già anche nel Platone di Stefanini, che è anni 50-40, non mi ricordo, c'è un capitolo sulla stilometria, quello ce l'abbiamo lì allo scaffale, se tu lo apri ci stanno tabelle infinite, eccetera, eccetera. La mia sarà pigrizia, inferiorità intellettuale, ma
ho paura che rimane un margine di arbitrarietà. Però certo, unito agli altri criteri, quando questi sono d'accordo, poi alla fine arriviamo a quel punto d'arrivo che è sensato e lo dobbiamo anche alle indagini stilometriche. Quanto si possa tirar fuori di più è un problema. E è un problema e, anche perché nel caso di Platone c'è quella questione della revisione, che è un brutto impaccio. In altri casi, oddio, forse anche per qualcosa di Platone, ora provo a spiegarmi, ci può essere un rischio di circolo ermeneutico, nel senso, noi confrontiamo opere ritenute spurie in base a quelle ritenute buone, ma chi c'ha, ma quelle ritenute buone con quale criterio sono state ritenute buone? Cioè, ora sono un po' stanco, potrei dirla meglio, ma insomma, come nel caso di Apuleio, noi dobbiamo avere la certezza assoluta che i termini del confronto sono sicuramente di Apuleio, capito? Allora si può provare l'attribuzione, ma se io ho provato l'autenticità di quegli scritti su base di analisi stilistica, siamo il gatto si morde la coda, siamo un puro circolo ermeneutico, hai capito? C'è questo rischio qui. Insomma, ho detto un po' così, ma ci siamo capiti. Grazie alla tua domanda, era stata preziosa, ovviamente. Posso, certo, posso inserirmi su questo aspetto, perché io, occupandomi di oratori, anche mi sono sciroppato, diciamo, lunghe liste di analisi di questo tipo, naturalmente, anche sull'istoriografia, in particolare su appunto, testi di dubbia attribuzione, o sulla questione, di nuovo, legata a eventuale evoluzione di un testo o sulla composizione unitaria. Otto, hai già detto benissimo, diciamo, naturalmente, il cuore della questione. Un'altra questione che però a me ha sempre, insomma, fatto guardare con un po' di diffidenza, queste, che per carità sono, come hai detto tu prima, ammirevoli, e sarà meno male che qualcuno l'ha fatta. La mia critica è dal basso. No, anche io mi permetto di dire assolutamente dalla stessa posizione, insomma, senza volere in alcun modo, insomma, dare l'idea. Però, insomma, per fare per trarre delle indicazioni, intanto su un piano proprio puntuale, da uno studio di questo tipo, bisognerebbe avere la certezza che il testo che noi stiamo leggendo è ineccepibile. E certo. Ora, con gli oratori questo è palesemente, diciamo, un problema, naturalmente, perché c'è tutta una fase di elaborazione che è attestata, insomma, da varie fonti, fra la pronuncia dell'orazione e la sua eventuale poi messa per iscritto, e poi la tradizione che una volta messa per iscritto quel testo ha avuto. Ma anche nel caso di Platone, che margini di incertezza abbiamo in relazione a anche minimi scarti col testo originale, che però possono incidere a questo punto sul piano della stilometria? Cioè, insomma, gli si affida un ruolo molto rilevante in base, insomma, in relazione a un'incertezza di partenza che non mi pare siamo in grado sempre di... Infatti, no? E poi qui si aggancia a problemi grossissimi nel caso di Platone, sui quali non ho sufficiente competenza. Io speravo di incastrare Bruno Centrone a essere presente, perché lui sarebbe stato valida guida oltre che aiuta. Però c'è anche il problema di che cosa si intende per pubblicazione di dialogo platonico. Come ha scritto convincentemente Ryle, Gilbert Ryle, Plato's Progress, altro testo famosissimo, erano probabilmente in buona parte pubblicazioni orali. Cioè, Platone si recava a qualche festa, erano orazioni epidittiche, no? In occasione di feste, e tirava fuori il suo rotolino e gli leggeva il Fedone, d'accordo? C'era gente che lo ascoltava, la loro attitudine a memorizzare era formidabile rispetto alla nostra, avranno preso scritti, lui però c'aveva lui il suo rotolino, lo riportava nell'Accademia, e poi la mattina se lo correggeva perché gli toglieva tra gli iati. Cioè, come circolavano questi testi? Poi chiaramente, proprio per le paure che lui aveva della circolazione indiscriminata di questi testi, e lui tentava di controllare la circolazione, non voleva che finissero in mani indegne, per cui le affidava all'allievo, dice vai a leggere questo ad Olimpia e riportalo, capito? E sta qui nella mia biblioteca. Insomma, veramente abbiamo, questo non è una risposta a quello che dice te, ma solo per problematizzare ulteriormente, è un problema grosso, perché veramente che cos'è quello originale? E poi tutto il problema degli spuri e degli pseudepigrafi. Ancora di più, certo. Ci stanno, ma perché ci stanno? Ci sono dei problemi, c'è gente che continua a dire Alcibiade I è buono. Io ci ho fatto la tesi laurea e dissi, ma non è possibile che
leggete il simposio e leggete l'Alcibiade primo. Alcibiade ha un ruolo centrale in entrambi. In uno è quella quell'intervento, quella mime indimenticabile di potenza teatrale strepitosa, di freschezza, di inventiva, di realismo comico nel simposio. L'altro è scritto da un prete, scusate il termine, di una noia, di una rigidità, di una cosa. Come diavolo si fa a pensare di essere di Platone? Paul Friedlander, un gigante, è innamorato di Alcibiade primo. Io, chi sono io per criticare Friedlander? Nessuno. Taccio, sommessamente mi allontano, però dubito, non riesco a capire. No, probabilmente, come dicono Müller e tanti altri, che succedeva? C'era una comunità di studiosi, si cimentavano nei logoi socraticoi e lo leggevano ai compagni all'Accademia. Se contenutisticamente il testo non cozzava, Platone diceva, vabbè, dai, mettiamolo in biblioteca. Per cui, capisci, qualcuno ha scritto sta Alcibiade primo, ora io mi attiro alle furie perché molti, veramente anche attuali, e quelle cose che dicono dal punto di vista filosofico sono coerenti con quello che su cui ragioniamo noi, sì, allora lo metto nella biblioteca ed è passato nel corpus. Questo spiega la presenza di scritti spuri anche nell'ordinamento tetralogico, perché la tradizione medievale ci porta alle tetralogie e poi l'appendix con testi già considerati spuri nell'antichità, però ce l'abbiamo spuri anche nelle tetralogie. Come si spiegano queste, come sono finite nell'ordinamento tetralogico? Evidentemente nella biblioteca dell'Accademia erano accolti, erano accettati, perché non gli importava chi l'ha scritta, capite? Se l'ha scritta Eudosso o Sposipo o Platone, era secondario, era patrimonio di scuola, entravano dentro e passavano, capito? Ma anche questo è un problema enorme che rimane sullo sfondo, che non so dipanarvi, ecco, assolutamente. Sì, sicuramente, forse c'è anche una visione un po', a volte, o c'è stata, insomma, una visione un po' anacronistica del rapporto fra testo scritto e autore, insomma, per cui si applica, diciamo, un così un paradigma che più vicino a noi, insomma, di questo rapporto. La paternità di un testo noi la viviamo molto più drammaticamente, capito, di loro. Platone, se l'allievo X gli aveva scritto una cosa contenutisticamente buona, accettabile, lui dice, Madonna, è scritto da fa spavento, però lo posso tranquillamente mettere alla biblioteca. Se poi passa il mio nome, pazienza, capito? Purché non ci fossero tesi sconvolgenti. Però poi non so veramente che dirvi, perché a fronte di alcune opere di una bellezza letteraria ineguagliabile, ci sono testi difficilmente digeribili. Il Sofista, un testo che io faccio spesso a lezione, che Alberto se lo ricorda, testo meraviglioso dal punto di vista filosofico, è letterariamente, io non so che gli è preso, però è Platone, perché nessuno ha mai dubitato l'antichità di questo, però che sia lo stesso autore del simposio, del Fedone, mi lascia per te, però è così, dobbiamo rassegnarci a queste cose. Io dal basso della mia esperienza, veramente basso, tante cose non me le so spiegare, veramente. Rimango col punto interrogativo, ecco. Questo sì. C'è forse una domanda, ce n'è una anche, diamo la precedenza magari agli esterni. Esatto. Allora, Roberto Granieri ha alzato la mano, prego. Allora, buonasera, grazie infinite per la relazione così ricca e che per insomma le cui conclusioni, per quello che vale, mi trovo nella larghissima parte d'accordo, anche se non sono altrettanto fiducioso sul fatto che effettivamente la ricerca platonica recente abbia scongiurato un po' la minaccia evolutiva o revisionista, insomma l'ombra lunga di Ryle e Owen credo che sia ancora visibilissima in vari studi di matrice anglo-americana soprattutto. Ma ad ogni modo la domanda che vorrei porle è questa: ritiene che l'unica forma di unitarismo plausibile sia di tipo, diciamo, genericamente oralistico,
cioè anche non necessariamente declinato in forma, come dire, esoterista, in linea tubinghese, diciamo così. E glielo chiedo perché, lei ha menzionato Shori, e insomma studiosi come Shori, come Cernis, Diez, erano unitaristi e fra i più convinti, a dire la verità, però non basavano le loro letture su un'enfasi sui limiti dello scritto. Insistevano sulla varietà dei contesti dialogici, delle strategie di composizione letteraria, però non ritenevano, ed è questa invece un'opinione cruciale per i tubinghesi, insomma parlo di esoterismo, non mi piace moltissimo l'etichetta, ma insomma la linea Geiser, Kremer e soprattutto Schlesak, non ritenevano che il contenuto dei dialoghi andasse integrato con un insegnamento orale. E insomma, mi chiedevo cosa ne pensassi. Sì, no, questo è... Grazie, è un altro di quegli argomenti enormi che ho furbescamente escluso, se no veramente non controllavo tutti i rivoli di questa relazione. Ora, al di là della mia opinione personale, che conta quello che è, lei ha fatto benissimo a sollevare la questione, e dico due cose. Allora, per interpretazione esoterica si intende quella che dà valore alle cosiddette dottrine non scritte. Quelle che in base alle testimonianze di Aristotele o di allievi di Aristotele, Aristosseno soprattutto, e poi altri nel corso, ci danno delle notizie piuttosto intricate, complicate, faticose su quello che Platone avrebbe insegnato oralmente e non avrebbe messo per iscritto. I testi fondamentali sono primo libro della Metafisica, capitolo 6 e 9, tredicesimo e quattordicesimo libro della Metafisica e poi i frammenti del Perideon, il Deideis, che ricaviamo da Alessandro di Afrodisia. Non è tanto, ma è abbastanza. Il problema è questo. C'è una combinazione, ci sono tutte le combinazioni possibili. Ci stanno unitaristi esoterici e unitaristi antiesoterici. E ci stanno evolutivi esoterici e evolutivi antiesoterici. Cioè, nella massa delle opere troviamo un po' di rappresentanti per ognuno di queste caselle. Possiamo mettere la crocetta ad ognuno di queste. Schleiermacher e Shori sono unitaristi antiesoterici. C'è tutto nello scritto. Kremer è un unitarista esoterico, perché crede a questa coppia. Ma anche tra gli evolutivi ci stanno gli evolutivi antiesoterici, tutto è nello scritto, ma anche degli evolutivi che ammettono che nell'ultima fase Platone abbia tirato fuori, bello vecchio, l'uno, la diade, la decade ideale e tutta quella roba lì. Per cui, anche mescolando i due atteggiamenti, ci abbiamo una casellina per ognuno. Così come l'ho presentata, la mia relazione di oggi non ha bisogno di prendere posizione, capito? Se poi giustamente lei mi chiede come la penso, io sono unitarista esoterico, indubbiamente, cioè non bisogna dannarsi più di tanto, però le dottrine non scritte ci sono, non si può buttare nel cestino la testimonianza aristotelica come autorevolmente l'ha buttata nel cestino Cernis e meno autorevolmente, no, povera Margherita, gli stardi parenti in Italia, mi voglio tanto bene alla memoria, però insomma, si può dire. No, ci stanno e basta, sarebbe puerile negarlo. D'altra parte, e i segnali nei dialoghi che alludono a questo ci sono, non così abbondanti come credono alcuni interpreti. Ecco, pensare che l'affermazione Apollon per Apollo nella Repubblica sia una allusione al principio unitario che alfa non polla, capito? Ecco, lì si arriva ad esagerazioni, sì sì. Ci stanno anche queste, però al di là di queste derive un po' indimostrabili, i segnali secondo me ci sono. Poi purtroppo quello che possiamo fare è poco, perché non ci si capisce niente, cioè se Platone non l'ha messo per iscritto un motivo c'era e ce ne siamo accorti. Però da qui a dire non ci sono, no, secondo me è un errore. Però non pregiudica la lettura unitarista. D'altra parte, quella unitarista anti-esoterica, di nuovo risale a Schleiermacher, ma come mostra molto bene Kremer nel libro che ho messo in bibliografia. Alberto, se puoi far scorrere pure il libro, il documento delle indicazioni bibliografiche, mi fai un favore. È un romantico luterano. Dunque,
come Cremer descrive. Allora, da bravo luterano vale il criterio del sola scrittura di Lutero, cioè il testo sacro è quello della Bibbia, il fedele ha un rapporto privilegiato col testo sacro individuale, per cui vale solo il testo sacro, sola scrittura. Schleiermacher, teologone protestante, lo trasporta all'interpretazione di Platone, solo lo scritto. In filosofia romantica, vive nella filosofia romantica, legge Schelling soprattutto. Forma e contenuto si equivalgono. La filosofia di Platone, il contenuto filosofico, è inscindibile dalla sua forma letteraria. Per cui vale il criterio sola scrittura artistica. Hai capito? Per cui ci stanno tutti questi presupposti che pesano robustamente sull'interpretazione che ha dato. Non crede alle dottrine non scritte perché sulla scrittura, ci dice Lutero, e allora spiega l'evoluzione con questo criterio pedagogico. Mette per primo il Fedro, che chiaramente non è il primo dialogo scritto da Platone, per dimensione e analisi stilistiche possiamo dire che non può essere prima del periodo intermedio. Però lo dice, è il primo perché ci dà le istruzioni di lettura. Vi ho dato un breve assaggio delle istruzioni di lettura e poi fa la sua operazione. Capito? Questo è un po' come la vedo. Non so se ho risposto, forse non c'era da rispondere, ho semplicemente un po' allargato. Assolutamente sì, e la ringrazio. Bene, grazie a lei. E un'altra domanda in sala, invece, prego. Mi chiedevo, Eblock nel libro... Preface to Plato, incomprensibilmente tradotto, sì, in quella maniera, sì. Nel senso individuava, nell'epoca medica, dei paradigmi educativi che devono servire per la vita, li mette in contrapposizione in qualche modo anche ai dialoghi platonici. E io mi chiedevo, nell'ottica in cui lei ce l'ha fatto vedere, i dialoghi platonici hanno anche un ruolo in qualche modo pedagogico. E anche queste differenze, ad esempio, in cui, per esempio, appunto per Eblock, la Edo insegnava ad una comunità, mentre appunto Platone insegna individualmente. Cioè, si può considerare i dialoghi di Platone come una sorta di risposta a quei paradigmi educativi di una cultura orale, o è troppo semplicistico? È troppo... No, non credo sia semplicistico. Ora però veramente su due piedi non so rispondere, perché... Ragioniamo insieme, è un problema di destinatari. La Edo parla a una comunità di parlanti greco, non credo che abbiano particolari prerequisiti conoscitivi, cioè se no orientarsi nel patrimonio mitologico corrente. Platone invece, perché pubblico scrive, questo è un po' il problema, perché pubblico scrive, e alcune cose sembrano più riservate, più esoteriche appunto, più riservate alla scuola, però messe per iscritte. Altre sembrano più divulgative. Idealizzazione di Socrate, esortazione alla filosofia. Per cui di sicuro un intento pedagogico ce l'hanno e come. Molto differenziato perché credo sia abbastanza differenziato il range dei destinatari. Questo sì. Però di più non saprei dirle su due piedi, ma forse neanche su quattro piedi, però diciamo... esempio il decimo libro della Repubblica, in cui Platone si scaglia contro in qualche modo l'educazione che fornirebbero i poemi epici, e quindi appunto dice che Platone appartiene a una sorta di fase in cui la scrittura diventa preponderante, quindi cambiano anche questi paradigmi educativi, e Platone si fa in qualche modo rappresentante di questi nuovi paradigmi educativi. Quindi non so quanto... Guardi, ora io dirò cose talmente generali, questa sera mi pentirò dandomi le pugna sul capo, dicendo ma perché non stai zitto quando non le sai per bene le cose, però ho delle idee un po' rozze su questo tipo di problema, che provo a dirle però veramente alla buona, sto abbassando il livello, sia chiaro. Ecco, allora, relazione con la cultura tradizionale, è chiaro che Platone ha un atteggiamento in parte critico, in parte riformatore, c'è qualcosa di buono che può essere mantenuto, ma va ripensato. Penso all'insieme dei valori tradizionali, aristocratici, omerici, eccetera. Va ripensato perché la critica sofistica è stata letale, rischia di essere letale, è stata profonda, va presa sul serio. Dunque si tratta di rifondarli, di riplasmarli in modo da poter resistere all'elemento corrosivo, erroneo,
per lui erroneo, che viene da, chiamiamo, dall'illuminismo del V secolo, dai sofisti, va bene, grosso modo. In questa riformulazione a volte è talmente radicale che uno non le riconosce più. Ecco, questo è un po' il problema, che è un po' difficile rimetterli veramente in collegamento a questo patrimonio, che lui ha una simpatia istintiva per i valori tradizionali. Si rende conto che però vanno ripensati, li ripensa talmente tanto che io forse poi difficilmente li riconosco. Ecco, questa è un po' la mia sensazione, detta molto alla buona. Sul fatto della scrittura qui è un problema, perché con la scarsa autonomia di pensiero che mi contraddistingue, anche qui quello che hanno detto Erler, se vedete il primo capitolo di questo, il senso della porine, dialoghi di Platone, e Platone resiste alla diffusione della scrittura, gli sta qui come stava qui a Isocrate, come stava qui ai commediografi, capito, eccetera. E perché? Perché il libro è l'espressione della cultura sofistica, lui non gli piace, resiste, poi a un certo punto no, perché i tempi stanno cambiando, perché lui vuole lasciare quel materiale problematico per sé e per i suoi allievi, per i futuri legislatori, perché vuole idealizzare Socrate, perché gli piace scrivere, è chiaro che è un artista, capito? Per cui, però, ecco, dire che li proponga come una vera alternativa non me la sentirei. Credo che lui si attenga a quella priorità della comunicazione orale, questo sì, non è sullo scritto che lui punta le sue carte migliori, credo. Lui preferiva allevare un gruppo di allievi che avrebbero riprodotto quel modo di fare filosofia. Poi certo ha scritto molto, però ecco, sostituirsi alla priorità dell'oralità direi di no, però veramente le sto rispondendo un po' così, capito? E la diffidenza sull'arte secondo me è insuperabile, anche qui non ci dobbiamo un po' rassegnare, no? Ma com'è possibile un uomo così colto che scrive delle pagine immortali diffidare l'arte? Sì, diffidava l'arte. Per Platone l'unico modello epistemologico serio è quello del filosofo. Solo il filosofo è colui che sa e dà alle altre arti i rudimenti. Dice al matematico quali assiomi deve usare. Quello che per il filosofo è il risultato di un teorema, per il matematico è un punto di partenza, un assioma. Da a tutti, per cui ormai io forse sbaglio, ma mi sono fissato su questa idea. Se c'è il vero artista è solo il filosofo. Solo il filosofo può essere il vero artista, come può essere anche il vero idraulico, il vero tappezziere, capito? Cioè il paradigma positivo è la conoscenza filosofica, punto e basta. Tutte le altre arti sono subordinate. Per cui se possono essere svolte autonomamente dalla filosofia, beate loro, ma rimangono in un cantuccio lì, secondario, eccetera, eccetera. Il filosofo è tutto. Solo il filosofo è il vero matematico, il vero medico, il vero eccetera, fino ad arrivare anche alle discipline banausiche, capito? Lo dico provocatoriamente, scherzosamente. E l'artista, no. L'idea la vede il filosofo, non la vede il pittore. Questo è poco ma sicuro. La grande rivoluzione di Plotino sarà, guardate, anche il pittore può vedere l'idea e riprodurla. E allora si sono scatenati la grande novità, Panofsky, Grabar, ecco che cambia l'estetica. Sì, ma poi Plotino dice, è vero, però la vede meglio il filosofo. Per cui si volta pagina e la rivoluzione di Plotino è limitata. Molti tentano di trasferire la lettura di Plotino su Platone e dire che anche in Platone è prospettata la possibilità che l'artista intuisca l'idea e le replica l'opera d'arte. Io non riesco a trovarlo. Questo lo trovo in Plotino. E per cui c'è un elemento nuovo importante, una vera autonomia della sfera artistica. Ma Plotino, poveraccio, volti pagina, sto parlando dei trattati sul bello, e te lo dice, sì, la intuisce, ma vuoi mettere come la intuisce il filosofo? Per cui la rivoluzione è minore di come normalmente si crede. Panofsky e Grabar se ne sono resi conto bene, l'hanno detto, però nella Vulgata invece è sembrato che col neoplatonismo, con Plotino, le cose cambiassero radicalmente. Questo è quello che dirò a Trieste il 27, per cui non smetto con le anticipazioni per non annoiare preventivamente gli uditori. Per cui la diffidenza sull'arte, secondo me, è
inemendabile, è così, con sofferenza perché era un grande artista. L'aneddoto di Jorge Laerzio, come al solito, non è vero ma è eloquente. Incontrato Socrate, invaghito della filosofia, Platone bruciò le sue tragedie. In realtà, leggendo i dialoghi, uno pensa che abbia scritto piuttosto in medie, perché il registro dei dialoghi è splendidamente, meravigliosamente comico, però ci dice che era tragediografo, capito, questo è il punto. Di nuovo non le ho risposto, ma spero aver dato suggestioni, scusate. Grazie. Ci sono altri interventi, altre suggestioni per il nostro ospite? Se no, sì, Camilla. Prego. Ma al di là dell'etica, no? Domani parlava di epica in questa vita. Ma in generale però la poesia in quanto strumento per l'apprendimento, perché questo poi lo vediamo in filosofia, no? Degli epigrammi, a partire dalle serie mistiche, l'epigramma diviene uno strumento per l'apprendimento filosofico anche. Banalmente anche solo le massime dei sette sapienti che erano state incise servivano appunto a insegnare, a diffondere questo tipo di insegnamenti. Qui Platone può essere in qualche modo intervenuto, non so se mi sono spiegata, cioè la poesia al di là dell'epica, proprio il componimento poetico, lo strumento della poesia per l'apprendimento, per insegnare. Allora, sì, rispondo lungo due direzioni. Allora, dal punto di vista dei contenuti direi di no, perché l'ideale dell'Accademia Platonica era un sapere matematico, per cui non entri nessuno digiuno di geometria, no? Diceva, e le dottrine non scritte sono disperanti teoremi matematici, per cui dal punto di vista dei contenuti no. Sulla funzione educativa della poesia, ma anche quella tradizionale, Platone credo che le riconosce un certo rilievo, ma di nuovo per dei destinatari non esperti. Cioè, chi capita Fedro, appassionato di poesia, allora gli fai discorsoni, ti inventi pure un poema, gli fai un'elegia, quello che ti pare, d'accordo? E non fa male. Ma i solenni vecchioni esperti di matematica e di dialettica che si riuniscono a pensare, stanno lì a fare cose tecnicissime, terribili, poi vanno a bere e allora inventano poesie, capito? Dici, sarebbe bello dare una veste poetica a quell'idea, allora lo fanno, eccetera, ma è un gioco enter ergo, capito? Una cosa all'atere che loro fanno, non è il senso, per cui per l'esperto è un piacere, un sollevare l'anima, attivare altre dimensioni della psiche che più ci sono e più collaboro, il resto fa tanto bene. Però quello che conta sono massacranti cose dialettiche, logiche. Insomma, Aristotele ha vissuto 20 anni lì, capito? Per cui è un piacere letterario per l'esperto. Per chi apprende, per chi indietro, diventa molto invece utile e importante. Però, di nuovo, l'interpretazione romantica di Platone, del mito e della poesia, il mito ci porta lassù, su quelle vette dove l'arida ragione non può raggiungere, fesserie, questo è romanticismo, si prende e si butta via per Platone, le vette ci si arriva con la dialettica e la matematica, poi quando ci si riposa ci si gode l'arte, però pensare che l'arte sia superiore alla filosofia non è platonico, forse sbaglio, è un razionalista, un integrale razionalista, ecco, che è molto consapevole della ricchezza e della complessità dell'essere umano, per cui sfrutta tutto, però il suo ideale secondo me non c'ha nulla di sentimentale, di emotivo, nel senso romantico del termine. Poi è chiaro che c'è un elemento emotivo, l'eros platonico vuol dire questo. L'eros è platonico, è la forza propulsiva alla conoscenza, in due si fa meglio, questo è, per cui non voglio far vedere un Platone sordo alla dimensione emotiva, dico solo che lo strumento di conoscenza suprema è di tipo dialettico-matematico, questo sì. La poesia serve prima per alcuni e serve sempre, ma come contorno gradevole per rendere più ricca e piacevole la vita. Io mi sono fatto questa idea, posso sbagliare, per carità. Per me? Sì, sì. Ti torna? Assolutamente sì. Io non mi permetto di... No, permettiti. No. Perché di fronte a te su Platone, francamente, insomma, però... Vabbè, insomma, però sai... Per quel che vale, sì. Ti sembra assolutamente, che... Sì, assolutamente sì.
cui non voglio trasformarlo in un arido, però è una questione di, no, certo, di proporzioni, ecco, questo sì, questo mi sento di poterlo dire. Poi, boh. Stavo pensando a queste massime attribuite, mi sembra che le altre storie, adesso mi ha scritto il professor Philip Hoffman, che sono state ritrovate dai Canim, spero pronunci bene, ed erano proprio delle epigrafi che venivano poste su questa strada di campagna, e però appunto servivano a istruire il volgo. Appunto. Esatto, quindi appunto diciamo che si può vedere in questo caso la poesia, però in questo caso è epigrammatica, quindi comunque breve, sì, semplice da ricordare, come appunto forma di divulgazione. Io soltanto per scrivere se Platone. No, è Platone no, perché da lui che andavano, rampolli ricchi che pagavano fior di retta all'Accademia, e lui li preparava per andare a fare i legislatori. No, no. No, non credo che il suo ideale fosse di educazione democratica e popolare, no, no, onestamente no. No, basta leggersi il Settimo Libro della Repubblica, il curriculum massacrante che devono fare i futuri regnanti. No, no, e purtroppo c'era una selezione drastica, non necessariamente scienziografica, per carità, ma terribile. No, no, questi studiavano matematica mattina e sera, un disastro. Per questo io mi sento gravemente inferiore allo studio di Platone, perché a me mi cacciava, a me vai dai Socrate. C'è una parte che manca. Vai dai Socrate e chiacchiera, mi avrebbe detto, non stare qui con me, perché ti saresti annoiato, non ci andavo. Non so, però all'Accademia... Quindi gli epigrammi attribuiti a Platone che ci sono nella, sì, ma figurati, nell'antologia palatina sarebbe tipo, parte che sono probabilmente scuri, ma insomma per risultati, quasi veramente scuri, ma per risultare credibili sarebbero tipo appunto come le tragedie che ha bruciato, tipo Peccati di Gioventù. Ma no, svago letterario, svago letterario, ma anche se pensiamo, anche scherzosamente sto sbracando, ma anche quel Cuore di Sasso di Aristotele ha scritto l'Elegia a Eudemo, che è proprio bellina, che è tra suo affetto per Platone. No, questi erano anche artisti, solo che all'arte, alla produzione artistica non davano quell'enfasi che diamo noi figli del romanticismo. Non è lo strumento per arrivare all'assoluto, capito? È lo svago dell'uomo libero, colto, eccetera. Tanto più alla poesia minore, che l'epigramma è interpretato non come, diceva lei, come brevità e insegnamento, ma proprio come, come svago, come strumento di remissio. Insomma, sì, sì, esattamente. Una tradizione, la poesia, sì, una... è il gioco elegante, capito? Dopo tutto il giorno che stanno stati a far teoremi, ora si va a bere, ora si compongono poesie, si discute. Lui però risulta credibile, sì, che possa averli scritti in questo ottimo. Assolutamente sì. Come si fa a negare questa possibilità che ha scritto il Fedone o il Simposio? Sarebbe... ce l'ha nelle corde, evidentemente. Dunque, io devo fare un intervento a questo punto un po' brutale, sono fuori dai piedi. 17:58 e io devo chiudere, perché tra due minuti finisce, diciamo, il tempo a nostra disposizione, però non prima di aver di nuovo ringraziato. No, ci tengo, perché è stato un bellissimo seminario, intervento che ci hai fatto, che ha stimolato anche un'interessantissima discussione, quindi insomma sono felicissimo, e ogni volta che vuoi tornare, insomma, tu sai che qui cambiamo argomento, ora dammi un po' di tempo, ti conosco, ne avrei tantissimi già lì pronti, quindi insomma quando vuoi, insomma, sai che porta aperta, torno con gioia per te e a tutti gli altri. Grazie naturalmente di essere stati qui e ci vediamo martedì prossimo, il 7 giugno, con l'ultimo seminario prima della pausa estiva, in cui parla il professor Basile dell'Università di Buenos Aires. Arrivederci a tutti e buona serata. Grazie, arrivederci. Grazie, professore, arrivederci. Arrivederci.